Caso 18. Il Tribunale dei Ministri. Salvini va processato. Il Tribunale dei Ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, ha richiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso Diciotti. Lo rivelano fonti del Viminale. La decisione del Tribunale dei Ministri arriva dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Catania. Il 20 agosto scorso la nave Diciotti, pattugliatore della Guardia Costiera Italiana, con a bordo 177 migranti tratti in salvo il 16 agosto al largo di Lampedusa, arrivò nel porto di Catania rimanendo per una settimana ormeggiata. Ci riprovano. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Paura. Zero. Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio paese e la sicurezza degli italiani, ha scritto Matteo Salvini su Twitter, commentando la decisione del Tribunale dei Ministri di Catania. Ci colleghiamo con Michel Dessy, che invece è sempre a Castelnuovo di Porto. Com'è la situazione adesso? Sì. Barbara, il centro si sta svuotando lentamente, entro sabato dovrà essere completamente vuoto. Domani partiranno dei pullman, 60 in tutto, 45 andranno in Toscana, 15 in Umbria. Però vi do una notizia, oggi mentre eravamo qui tutto il giorno, eppure anche poco fa, prima della diretta, c'erano dei ragazzi, dei migranti che andavano avanti e indietro con delle valigie, delle auto che venivano a prenderli. Ecco, molti hanno deciso di abbandonare il centro di accoglienza anche avendo il diritto di andare negli altri centri. Sono venuti altri immigrati a prenderli con le auto e sono andati via con le valigie. E poi ci sono quelli che sono preoccupati perché andranno a finire in mezzo ad una strada, non hanno un letto, un posto dove andare. Questo è il tema. Caso Diciotti. Salvini accusato di sequestro. Ho bloccato lo sbarco. Se questo è reato sono colpevole. Il ministro dell'Interno affida a Facebook il commento alla richiesta a procedere del Tribunale di Catania. Torno a essere indagato in base all'articolo 605 del codice penale per sequestro aggravato di persone e di minori, pena prevista da 3 a 15 anni. Cioè, pena prevista per il senatore Matteo Salvini, momentaneamente ministro dell'Interno, da 3 a 15 anni di galera. Manco fossi uno spacciatore o uno stupratore. Perché? Perché osai, secondo questi 3 giudici del Tribunale di Catania, bloccare lo sbarco quest'estate dei 177 immigrati presenti sulla nave Diciotti. Allora, capiamoci. Capiamoci, se uno fa il ministro, applica la legge, di più, applica l'articolo 52 della Costituzione italiana che recita, siccome tanti intellettualoni e professoroni di sinistra giustamente vivono a pane e Costituzione, pienamente giusto, io ho giurato sulla Costituzione, articolo 52 della Costituzione italiana, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Soprattutto se il cittadino è pure ministro. Chiarisco subito, io non cambio di un centimetro la mia posizione. Barche, barchini e barconi di scafisti, trafficanti, mafiosi o amici di tizio, ONG, olandesi e tedesche, in Italia non sbarcano nessuno. Bloccato la procedura di sbarco dei migranti. Se questa è una colpa, se questo è un reato, sono colpevole di questo reato e mi dichiaro colpevole di altrettanti reati per i mesi a venire. Scritte sui muri a Milano. Salvini, le forze dell'ordine becchino questi deficienti. Il ministro dell'Interno in una diretta su Facebook commenta la scritta anarchica. E poi continuano a insultare e poi trovano degli scemi che come oggi a Milano
vanno a scrivere sui muri: non sparare a Salve, spara a Salvini, con la A rossa degli anarchici. Ho smesso di ridere, ho finito di ridere, ho esaurito la pazienza. Adesso conto che le forze dell'ordine vadano a beccare questi deficienti, perché un conto è la critica politica, il confronto politico, in democrazia è bello suggerire, criticare, modificare, migliorare, è bello il confronto fra idee diverse, queste non sono idee. Quando un coglione scrive sparate a Salvini su un muro, non è bello. E poi sicuramente ci sarà qualche professorone che magari lo giustifica pure. Perché figurati, Salvini è brutto, cattivo, egoista, se lo merita. Sono sicuro che a sinistra c'è qualche mente debole che arriva a pensare queste cose. Mi spavento? No. Cambio modo di lavorare? No. Anzi, lavoro un giorno in più. Lavoro un'ora in più. Arresteremo un mafioso in più e uno spacciatore in più. Però per dirvi del clima di odio, di intolleranza, di razzismo, questo sì, questo sono odio, intolleranza e razzismo nei confronti di chi applica la legge.